Quelli che passano dopo alcune ore, insomma. La Maratona di Sant'Antonio è una festa per tutti. Avvicinandoci a Padova, eccoci a San Giorgio delle Pertiche, nella prestigiosa villa Masiero Fantinato. Per San Giorgio delle Pertiche è sicuramente uno degli avvenimenti più importanti a livello sportivo, ma anche a livello di volontariato e di impegno da parte delle associazioni. Abbiamo sempre cercato di intervenire. Il nostro problema è che il nostro centro abitato non è sulla statale del Santo, quindi non è attraversato dal percorso della maratona. Per questo abbiamo sempre cercato di fare in modo che magari le scuole intervenissero con i bambini che si recano lungo il percorso in bicicletta o a piedi, le associazioni di volontariato che invece ci aiutano per incitare e per sollecitare gli atleti che stanno facendo il percorso, e quindi in questo modo si è creato proprio un avvenimento che non è specifico del territorio, ma che è diventato proprio, lo sentono anche i nostri cittadini, e questo ci fa molto piacere. Questo comune sta crescendo esponenzialmente ed anche durante la maratona sempre più cittadini accorrono alla Statale del Santo, punto di passaggio della kermesse sportiva. San Giorgio delle Pertiche sta raggiungendo quasi ormai 10.000 abitanti, siamo a cifra, quota 9.300-9.400. Ha avuto un incremento demografico notevole negli ultimi 3-4 anni grazie a delle urbanizzazioni importanti e anche a delle immigrazioni che vengono richieste dai nostri settori economici, che hanno bisogno di manodopera. Quindi le due cose insieme hanno fatto sì che anche San Giorgio delle Pertiche sta aumentando notevolmente demograficamente. Questo fa sì che, se da un lato magari si possono avere dei servizi nuovi, anche la richiesta di attività e di servizi specifici, perché le scuole si devono ampliare, i servizi parascolastici, tutte le attività sportive, però fa sì anche che tante attività di associazioni sportive e culturali restino in vita, perché hanno bisogno sempre di nuovi incentivi e di nuove idee e soprattutto di persone che collaborino per la loro riuscita. San Giorgio delle Pertiche è un punto fondamentale per i maratoneti, perché si trova poco dopo la metà del percorso, perché c'è un punto di ristoro importante, perché il traguardo comincia ad avvicinarsi. Siamo a San Giorgio delle Pertiche, in prossimità del 25esimo chilometro, dove viene fatto il ristoro della Maratona del Santo. La località dove ci troviamo in questo momento è Tor dei Burri, è un punto anche questo di affluenza da parte dei cittadini di San Giorgio delle Pertiche per ammirare appunto quella che è la maratona, che coinvolge non solo San Giorgio ma diversi comuni. San Giorgio delle Pertiche, fra l'altro, è protagonista a settembre di una mezza maratona chiamata Maratonina sul Graticolato, appuntamento preparatore alla Maratona di Sant'Antonio. La Maratonina sul Graticolato è una delle manifestazioni più importanti che abbiamo a San Giorgio delle Pertiche. Serve per gli atleti per prepararsi ad altre manifestazioni podistiche e più che altro anche per gente che non è del territorio per conoscere l'interno di San Giorgio delle Pertiche. Difatti si svolge tutto un percorso al centro del nostro comune. È un percorso di 20 km, quindi è la mezza maratona.